Italia una nuova occasione che fino a pochi mesi fa non esisteva e che è stata decisa dai cittadini europei. Noi apprezziamo vivamente l'impegno che ha assunto nel suo discorso parlamentare per la fiducia. Noi apprezziamo molto i suoi propositi. Ma non dimentichiamo quello che abbiamo visto e sentito nei 14 mesi precedenti. E non spetta a noi imprenditori sostituirci ai partiti, e non lo facciamo neanche oggi. Noi non rappresentiamo maggioranza o opposizione. Noi siamo imprenditori, noi siamo Assolombarda, noi siamo Confindustria. Non rispondeteci con un elenco di 27 o 39 proposte diverse. L'appello che le rivolgiamo è solo questo. Questa volta stupiteci. Ma come sempre, noi imprenditori non ci limitiamo a chiedere ai governi. È tutt'altra la nostra maniera di lavorare. Non c'è delusione, freno e ostacolo che possa impedirci di svolgere la nostra missione. Lavoro, crescita, reddito, la base di ogni coesione sociale. A darci forza ogni giorno è innanzitutto una certa idea dell'Italia. Un'idea dell'Italia che unisce tutti in un grande patrimonio condiviso. Non solo storico, letterario, artistico, monumentale. Un patrimonio di valori comuni, di umanità, reciproca comprensione e di apertura verso il mondo. Noi siamo fieri di avere un capo dello Stato che in questi anni ha fatto tutto ciò che gli era possibile per richiamare i toni della politica e gli atti di governo al rispetto di forme, toni e diritti che sono il vero patrimonio indivisibile non solo della libertà e dello Stato di diritto, ma che rappresentano per noi il senso stesso di dirsi italiani di fronte al mondo. Un fondamento comune non solo della crescita, ma del vivere civile, che alla propria base ha una fede irrinunciabile nei valori della solidarietà umana e nel rispetto sacro dei diritti della persona, di ogni persona, quale che sia la sua nascita, il suo sesso, la sua religione. Bisogna mettere mano a una vera filiera futuro. Filiera futuro incentrata su lavoro, giovani, donne, tecnologia e sostenibilità. Dobbiamo chiedere alla società civile un grande sforzo comune. Dobbiamo e vogliamo agire perché crediamo in quest'Italia. Rimettiamo in sesto tutti insieme dal basso le fondamenta del nostro paese. Non c'è un nord contro un sud, non c'è un'industria contro i servizi, non ci sono grandi contro piccoli, non ci sono produttori contro consumatori. Diamo vita a un nuovo grande, comune anelito civico e di cittadinanza. Ed è per questo che abbiamo scelto il titolo della nostra assemblea di oggi. L'impresa di servire l'Italia. Facciamolo tutti insieme! Grazie.